Mese dell'educazione finanziaria, ma noi italiani quanto ne sappiamo in materia? Rammentiamo anche che tu sei autore di uno splendido libro, Un milione per mia figlia, che è uscito anche in lingua inglese e in lingua spagnola di recente. È vero, è vero. Anzitutto buongiorno, grazie Antonella per aver scelto di essere ancora con noi a Investing Roma. Per me è un privilegio averti insieme a Money, quindi anzitutto grazie per aver scelto di stare insieme a noi. E l'educazione finanziaria, le statistiche dicono che siamo molto indietro e il mio piccolissimo contributo, ci mancherebbe, è con il libro Un milione per mia figlia, che è un manuale sostanzialmente per genitori previdenti, ma non solo, dove racconto sostanzialmente quello che io ho fatto per la mia bambina e quello che sto facendo chiaramente. La soddisfazione, sai qual è stata? Che questo libro ha avuto successo in Italia, ma abbiamo deciso di tradurlo anche in inglese. Adesso, grazie a Epli, che è parte di questo evento, ha deciso di pubblicarlo anche in spagnolo e quindi si apre un bel mercato. Solitamente, se guardi i best seller dei libri di finanza, sono sempre i libri degli autori americani, inglesi e quant'altro, che sono, per carità, rispettabili, ma spesso non sono coerenti con la nostra, con il nostro contesto, perché l'America è tutt'altro contesto su tanti punti di vista. Quindi fa piacere che una volta tanto anche un autore italiano cerca di uscire dai confini e fare successo altrove. Devo dire, il libro sta andando bene, la manifestazione sta andando molto bene, e finalmente senza mascherine, finalmente senza distanziamento, era tanto che non c'era, così c'è una bellissima energia. Percepisco anche un senso di gratitudine, cioè le persone sono contente che almeno per un giorno non debbano fare centinaia di chilometri per sentire parlare di questi temi, educazione finanziaria, trading, investimento e quant'altro. E l'ultima considerazione è che mai come in questo momento credo che il tema sia caldo, perché se ci pensi, cara Antonella, non solo per chi fa trading o su quei mercati siamo di fronte a un punto critico, ricordo sono stati 9 mesi micidiali sui mercati, ma anche per chi magari non si occupa in maniera specifica di finanza, però si vede improvvisamente il mutuo che gli cresce la rata, l'inflazione, che era una cosa che se ci pensi non vedevamo da molti anni, molte non sono neanche abituate, cioè non comprendono quanto l'inflazione sia subdola, no? E quindi faremo anche una riflessione su questo, stiamo facendo una riflessione su questo con speaker di grande qualità, quindi devo dire sono molto contento, molto soddisfatto e credo che stiamo andando tutti noi nella direzione giusta di cercare di sensibilizzare su questi temi e dare contenuti di qualità. Grazie Pietro, eccellenza italiana, investing, capacità autoriale di primo piano e soprattutto momento formativo importante per tutti noi. Grazie mille a te Antonella, buona giornata e grazie ancora a te Amone per aver deciso di stare con noi.